Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova intervista di Radio Tranne Rock. Siamo qui con i Blues Queen, la nostra Queen è qui. Allora, iniziamo subito questa intervista. Loro saranno con noi ospiti in puntata oggi, però logicamente questa intervista la rivedrete lunedì, quindi loro già sono stati in puntata con noi. È il solito Inception terronico. E quindi, com'è nato il vostro progetto? Il progetto nasce nel 2013 a seguito di la partecipazione della band a Pistoia Blues. Io e Alessandra iniziamo un progetto acustico utilizzando dei brani che avevo scritto io già in passato. Quasi per gioco, appunto, mandammo la richiesta a Pistoia Blues per esibirci nei collaterali del festival. E un giorno, prendendo un caffè in un bar di Mondragone, così parlavo con Marco e lui disse: "Ma guarda, perché non avete inserito il basso? Se vi va, mi andrebbe di fare questa cosa." E di lì subito partimmo a fare le prove con Marco, che poi tra parentesi proveniva da altre esperienze musicali. E adattatosi un po' allo stile della band, poiché io e Alessandra già provenivamo da un'esperienza blues con la Downtown Gang, con Mike Califano e Giampaolo Feola, che salutiamo, montammo il repertorio e finimmo l'arrangiamento dei brani, e quindi il primo live della band è stato proprio a Pistoia Blues, uno dei festival più importanti della penisola. Ok, bellissimo. Avete iniziato a bomba, diciamo, cioè proprio Abbastanza, con i missili proprio. Cioè, cosa fai? Vado a suonare a Woodstock. Scusatemi, ho la bronchite da 2 settimane. Anche questa è terronia. Allora, parlateci del vostro primo lavoro. Qua mi sento di chiedere a te, perché c'hai proprio il tuo primo lavoro in mano. Per gli amici si chiama B. Blues Queen. gentilmente ribattezzato B, perché era album omonimo The Blues Queen, da Maurizio Faulisi, in arte Dr. Feelgood, che salutiamo di Virgin Radio. Ciao, yeah, grande dottor Feelgood. E niente, iniziaci a parlare un po' di questo lavoro. Niente, allora, il disco, come già detto, si chiama The Blues Queen, che in realtà, diciamo, sulla copertina c'è la B, un po' come se volesse essere il White Album dei Beatles. Non ha un vero e proprio nome, però tutti lo conoscono come il White Album, scusami. Il disco è stato inciso nel 2014. Ragazzi, perdonatelo, non è un cantante. Te lo mantengo io. Faccio io, non sono abituato con i microfoni. Allora, il disco è stato registrato nel 2014. E niente, però è stato pubblicato, cioè ho presentato più che altro nel 2015, nel maggio 2015. E è stata fatta solo un preascolto per gli amici del blues, che è stato portato a Riga in Lettonia in occasione degli European Blues Challenge. E il disco contiene 10 brani, di cui 8 sono scritti da Mario Federico, testi e gli arrangiamenti. E invece 2 brani sono dei traditional, e sono praticamente In the Pines, in cui abbiamo collaborato con Mario Insenga dei Blue Staff, che salutiamo, e un'altra invece è Kissing in the Dark di Memphis Minnie, un pezzo degli anni 30, forse pure prima. E niente, di questo vorrei far parlare un po' Alessandra, questo è, che ci racconta un po' la genesi dell'album. Vai Ale, The Queen, vai! Detto praticamente tutto su questa cosa, però è stato molto molto interessante fare quest'album. Abbiamo registrato a Benafro, se non erro, da un nostro amico che si chiama Fausto Colella. Chiedo conferma, perché io con i nomi proprio. Ed è stato molto molto bello, perché era uno studio, praticamente era un appartamento, e infatti noi volevamo registrarlo live tutti e 3 insieme, ma purtroppo non c'è stato modo di farlo.
Però è stato molto interessante perché lui aveva tutte attrezzature molto molto antiche, quindi che rispecchiavano proprio il suono che noi poi volevamo dare a quest'album. E poi con la collaborazione di Marin Zeng è stato, diciamo, la ciliegina sulla torta, perché è stato bellissimo collaborare con lui, perché è un grandissimo artista in tutto e per tutto proprio. Fantastico, bello. Il fatto della registrazione con sistemi che ormai non si usano quasi più è molto bello. Adesso siamo nell'era digitale, si è perso un po' tutto. E trovare persone, ragazzi, giovani che vogliono quel suono rispetto alla modernizzazione di tutto, è importante, è bello e vi fa onore, perché non è da tutti fare delle registrazioni così. La ricerca del suono, appunto, è stata fatta proprio su questo, l'obiettivo era questo qua. Sulla chitarra è stato utilizzato un Neumann degli anni 70, KM84, per la voce è stato utilizzato un microfono a nastro R1. La ricerca del suono è stata fatta veramente in maniera meticolosa per cercare delle sonorità che poi sono tipiche del blues, e non è stato assolutamente semplice. Anche per il basso è stato fatto un lavoraccio nella ricerca del suono e nella ricerca del tipo di playing giusto da utilizzare nella registrazione del disco. Possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti per quanto riguarda il nostro primo lavoro discografico. L'album ha avuto anche un bel riscontro da parte degli avventori dei nostri concerti. Su 1000 copie stampate abbiamo superato le 600 vendite e possiamo ritenerci soddisfatti di tutto ciò. Bellissimo. Queste sono cose che a noi fanno più che piacere, anche come radio, perché comunque il nostro obiettivo è dare visibilità e spingere il più possibile comunque progetti inediti, che sono molto più difficili da portare avanti rispetto comunque a una realtà di tribute. Andando avanti, il disco che avete fatto ha una tematica unica, oppure ogni canzone è a sé? Il messaggio che volete che emana questo disco, cosa volete dire con questo disco? C'è qualche canzone più significativa? Non lo so. Allora, il disco, partendo già, collegandoci dal discorso che abbiamo fatto poc'anzi, cioè la ricerca del suono sullo stile di blues arcaico ed originario, un po' tutta l'essenza, non soltanto per quanto riguarda il disco, per quanto riguarda i suoni, chiedo scusa, ma anche per quanto riguarda i brani. Nel metodo di scrittura dei brani abbiamo seguito l'essenza del blues, cioè di raccontare la quotidianità, la vita, i problemi e le cose belle che ci circondano. Noi siamo del sud, siamo di Terronia e profondamente affezionati a Terronia, ragion per cui anche nei nostri testi risaltano queste cose. In particolare posso menzionare Dead Walking Blues come brano all'interno dell'album, che parla di problemi che ancora ci opprimono, tutta la situazione rifiuti seppelliti, mafie che hanno fatto business e hanno ricavato guadagni sulla vita e sulla salute delle persone, lo Stato che è stato fino a un certo punto di vista consapevole della situazione, ma volutamente tutto è stato insabbiato e questa problematica non è stata affrontata fino allo scoppio dello scandalo. Noi lo cantiamo, lo gridiamo e in tutto ciò comunque rimaniamo orgogliosi di essere della nostra terra. È una terra difficile, purtroppo, però noi siamo qui e continuiamo a rimanere qui e lotteremo per quello che, per tutti gli errori che sono stati commessi in passato. C'è un brano, quindi, a parte questo che tu mi hai appena detto, c'è un brano che sentite più vostro? Credo che questo sia una cosa più personale, non generale. C'è qualche brano? Solo una panoramica per quanto riguarda i brani.
essendo io l'autore dei testi. C'è qualche aneddoto particolare relegato ad ogni brano, tipo per esempio l'open track dell'album Respect Myself è stata scritta durante un tour in Romania, dove diciamo nel mondo della musica talvolta si viene a contatto con delle situazioni e delle dinamiche poco piacevoli per quanto riguarda il successo, per quanto riguarda la fama. Ci sono dei canali, ci sono delle cose che qua non stiamo poi a fare il processo oggi, però in pratica questo brano grida proprio questo qua, su uno sfogo di Alessandra in merito a una cosa del genere. Io ho scritto questo testo, Respect Myself, cioè bisogna avere rispetto per se stessi, sia nell'arte sia nella vita in generale. Dead Walking Blues l'abbiamo detto prima, seconda traccia che parla della questione rifiuti, della questione avvelenamento generale. Little Baby è legato alla perdita di una persona cara ed è stato proprio un grido di dolore scritto in una notte d'estate. Dream of Freedom è il sogno di una persona di andar via, di lasciar tutto e di cercare qualcosa di meglio. Storie che poi venivano raccontate in canti di blues, quando i bluesmen prendevano la loro chitarra seguendo le ferrovie, andavano a cercare gloria, fortuna, ma più che altro possibilità di vivere decentemente con un pasto a tavola. Oggi grosso modo si rispecchia la stessa situazione, non abbiamo più il percorso a piedi alla ferrovia perché oggi siamo tutti motorizzati, però parecchie persone, possiamo, lo sappiamo, come penso lo sai anche tu, parecchi amici non stanno più qui perché cercano altrove, sempre per tutto legato alle difficoltà del nostro territorio. Kissing in the Dark è una versione particolare di Memphis Minnie che noi abbiamo preso e riarrangiato completamente, la grande Memphis Minnie, prima donna di blues, vera donna di blues, che accanto a Big Billy Bronzy fece strada come chitarrista proprio per le sue doti chitarristiche e di musicista, per poi dopo mettersi in proprio, sebbene in quell'epoca le donne, parliamo di una donna che all'inizio del Novecento si apprestava a fare la musicista, l'artista in giro per il Sud America, la parte sud degli Stati Uniti, non era una situazione proprio semplice. Lei riuscì a fare tutto questo, è un artista che noi apprezziamo tanto e perciò è stata scelta questo brano come tributo alla grande Memphis Minnie. 3 o'clock Blues, traccia numero 6 dell'album, è stato un testo scritto in una notte litigio con Alessandra, con la quale oltre che la vita professionale e artistica condividiamo anche la vita personale al di fuori dello spettacolo, e diciamo in una notte di litigio fu scritta questa canzone qui. Poi nient'altro, Carolina, traccia numero 7, scritta in collaborazione con un'altra autrice, testo non mio di Carolina. Indie Pines, traditional, reso famoso da Lead Belly, sempre all'inizio del Novecento, che è stato fatto in collaborazione con Mario Enzinga, al quale rinnovo ancora il mio saluto. Io considero Mario uno dei miei padri spirituali nel blues, ma credo che lo sia per tanti bluesmen italiani. The Unforget, stessa autrice del testo di Carolina, non è testo mio, io ho scritto soltanto la musica. Brano abbastanza particolare dove si sentono tante influenze, c'è chi ci ha visto il country, c'è chi ci ha visto il funk. Brano per noi anche molto importante durante i nostri live, è una sorta di portafortuna anche nei nostri live. Power of the Moon, traccia numero 10 che chiude l'album, parla appunto della vita del bluesman. La vita del bluesman che talvolta può essere fatta di giornate piene di attività che possono essere anche extra musica e non concentrate soltanto sotto il punto di vista artistico, ma poi la sera all'ululare dei lupi i Blue Devils si impossessano dei bluesmen. I Blue Devils, che come sappiamo bene per gli appassionati di blues, per
gli americani di colore, i creoli che erano nel sud degli Stati Uniti, erano considerate delle presenze quasi demoniache che si impossessavano di loro e iniziavano a far baldoria, no? I bianchi dicevano che i neri venivano impossessati dai Blue Devils e quindi perciò iniziavano a far baldoria la notte. In linea con tutto questo anche la strumentazione poi diciamo utilizzata nell'album, quindi con chitarre resofoniche, con washboard, e poi non mi sto qui a dilungare perché altrimenti andiamo fuori tempo di intervista, passiamo la palla anche ai miei colleghi. Ho fatto un po' una panoramica logorroica dell'album. No, è bello, è bello. È stato bello perché comunque hai spiegato, io credo che ogni volta che una band sforna un'opera è come se cacciasse un figlio, e tu hai parlato di tuo figlio in questo momento, quindi raccontandoci proprio pezzo per pezzo tutto il travaglio prima della nascita, quindi è stato così e così deve essere sempre, non sei stato logorroico. Voi adesso vi siete uniti in questo progetto blues, ma io voglio sapere da ognuno di voi, logicamente molto sinteticamente, le vostre influenze. Cioè voi siete, ora fate blues, ma avete sempre fatto blues? O non lo so, tu che dicevano che sei di un'altra scuola, e non prettamente blues. Parto da te e poi vado da loro, c'ho paura di andare di qua. raccontaci un poco le tue influenze. Allora, io ho iniziato, a parte la mia bronchite. Perfetto. Il blues è un genere che credo ascoltiamo dalla nascita, ce l'abbiamo dentro, però io non mi sono avvicinato musicalmente, quindi con lo strumento, ad approcciare al blues nel momento in cui abbiamo fatto quella famosissima chiacchierata 4 anni fa con Mario, e quindi mi sono cimentato a provare a suonare questo genere. E credo che nel primo album si senta un po' l'influenza di altri generi musicali, almeno da parte mia. Non ho cercato di imitare altri bassisti che l'hanno fatto prima di me, o meglio, l'ho fatto però mettendoci anche qualcosa di mio. E praticamente sono cresciuto con bassisti come Paul McCartney, che un po' sono. E quindi però attualmente sono 4 anni, 5 anni che suono solo blues, e credo che in futuro questo sarà il mio unico genere, cioè il genere con cui porterò avanti tutta la mia carriera musicale, spero ancora per molto tempo. Bene, bene. Tu? Allora, diciamo che io le mie influenze sono abbastanza figlie del blues, perché provengo comunque da uno studio del soul, dell'R&B. E sono 3 anni che mi sono avvicinata al jazz, quindi si spera che a ottobre sono prossima alla laurea in canto jazz, quindi. E poi quando ho conosciuto il blues, che alla fine è la madre di questi generi, mi sono praticamente innamorata e quindi ho dato tutta me stessa per rappresentarlo nel miglior modo possibile, però anche io cercando di non dimenticare comunque le mie radici, quindi in alcuni brani comunque si sente l'influenza del soul, si sente l'influenza del jazz, ed è proprio un mio, lo voglio proprio fare io, non, ci tengo a far capire che comunque nonostante il blues sia molto grezzo come genere, i cantanti blues, le cantanti blues vere sono molto viscerali proprio. Io nel mio piccolo comunque ci metto un po' di studio, un po' di studio di altri generi anche, nonostante amo tantissimo il blues e cerco di farlo nel miglior modo possibile. Tu? Sarò molto... Ok, bellissimo, grazie. Allora, dicevamo, il mio background soprattutto sul rock anni 70, provengo dalle Zeppelin e quant'altro, sarò velocissimo questa volta nella mia risposta alla domanda. A un certo punto comprai un disco di B.B. King, che ero ancora ragazzino quando avevo ascolti soprattutto di natura rock, non l'ho capito, non sono riuscito a coglierne l'essenza, ma poi a un certo punto è stato il blues che mi ha voluto, come poi succede per tutti i bluesman fondamentalmente, lo potete chiedere a chiunque, non sei tu che scegli il blues, è il blues che scegli te. Oggi se sei solo il blues per me è
questa è la mia strada e la perseguirò fino alla fine. Perfetto, benissimo. Sì, ognuno poi sceglie la strada o è la strada che sceglie lui e si va avanti. Quindi, progetti per il futuro? C'è in cantiere un nuovo disco? Sì, c'è in cantiere il nuovo album che si spera uscirà ad ottobre. Il prossimo album sono tutti brani riarrangiati, sono tutti brani editi riarrangiati. Quindi comunque è come se fossero alla fine inediti, perché gli diamo una nostra reinterpretazione e ci sono varie collaborazioni con dei musicisti, non saremo solo noi tre in quest'album, ma ci sono anche batteristi, pianisti che ci hanno aiutato in questo nuovo album. È uno dei brani che ricordo con più affetto è Down By, che è un traditional gospel molto molto vecchio che noi suoniamo già nei nostri live, che ci abbiamo tenuto a rappresentarlo in quest'album, insomma. Bene, quindi vi aspetteremo ad ottobre per la presentazione dell'album in Radio Terrania Rock. Questa è una proposta che vi faccio. Allora arriviamo all'ultima domanda, la domanda preferita del nostro bassista bevuto, simbolo delle interviste terroniche. Raccontateci, qual è stata la cosa più strana che vi è successa durante un vostro live? E voglio una risposta a testa. No, la devi dire. Allora parti proprio tu. No, potrebbe uccidermi la persona. Ok, lo dico senza fare nomi. Eravamo in un live, mentre stavamo suonando, non eravamo in trio, ma eravamo in quartetto. E a un certo punto, mentre stavamo suonando, purtroppo, ad uno degli altri due componenti, che non eravamo né io né lui, no, non, lui non suona, non era lui il bassista di quel giorno. Gli venne praticamente lo stimolo di andare a bagno. Quindi noi stavamo cantando, io stavo cantando, lui era alla mia destra e mi faceva così con gli occhi, come per dire guarda, sta per succedere qualcosa. A un certo punto lui dovette scendere per forza, perché altrimenti succedeva il 48 sul palco. E noi continuammo voce e chitarra un brano e partì il brano. Nel momento in cui entrava la batteria, ops, lui fu proprio capace di entrare nel momento in cui doveva entrare la batteria, su quel tempo, in quel momento specifico, fu un grande. Noi non potevamo neanche ridere tra le altre cose, perché altrimenti si sarebbe capito tutto. Ma ci fu proprio, fu divertentissimo, proprio le risate di morte. E poi è rimasto nella storia questa cosa, perché... Fantastico, tu batterista, bravo, sei stato competente nella merda, complimenti. E quindi diciamo che questo è stato, mi racconti qualcosa tu? Credo che dopo di questo nulla proprio in generale. Vabbè, con noi sono stati Blues Queen. Aspetta, non chiudiamo ancora l'intervista, perché a questo punto faccio io una domanda al conduttore dell'intervista. Che ci dirà lui due parole sui Blues Queen, cosa ne pensa, se ha seguito i Blues Queen, qualsiasi cosa voglia. Allora, abbiamo appena registrato con loro Rocking Garage, abbiamo registrato tre pezzi che poi vi spalmeremo durante la programmazione. Sono tre grandi artisti, sono gli unici, no, gli unici no, però tra i pochi che abbiamo fatto veramente poche take per registrarlo, professionalità al massimo, sono state registrate delle canzoni fantastiche, anche con strumenti poco ortodossi, tra virgolette, che non vi sto a dire perché scoprirete tutto poi durante il Rocking Garage. Noi li seguiamo da un po'. Il disco ce l'hanno portato e in puntata lo metteremo, noi già l'avevamo, però ce l'hanno omaggiato per metterlo in puntata. Quindi niente, sono una formazione bella, cazzuta, e ci piace, e logicamente del sud, e quindi massimo supporto ai The Blues Queen. Ragazzi, siamo qui con i Blues Queen. L'intervista è finita,
Grazie per essere stati con noi. Radio Terronia Rock. Yeah!